E buongiorno a tutti. Siamo qui per presentare Frattali. Io un po' mi scoccio, mi vedete sempre a me, nel vostro periodo è così. Infatti sono tornato a Milano pure per questa cosa, perché è giusto che la gente conosca i nuovi acquisti. Però devo precisare due cose. La prima, che non è stato fatto, l'ho già detto, lo ridico, nessuno è sborso per comprare, per prendere Frattali, per prendere, non per comprare, sennò poi ci confondiamo. E qualcuno ci marcia su questa cosa, perché adesso il Parma sempre, lo ripeto perché ancora non hanno capito, il Parma non c'ha la gallina che fa il volo. È una società ambiziosa, professionista al massimo, puntuale, cerchiamo di dare il massimo ai giocatori e siamo una società ambita. Per me è orgoglio, però tante volte mi metto a disagio pure per comprare i giocatori o prendere i giocatori o fare dei contratti, perché pensano tutto che è tutto grasso per cola. Non è così, e cerchiamo di prendere la gente che è motivata a venire. Frattali è uno di questi, per cui è venuto con la voglia giusta, ha fatto qualche sacrificio lui per venire ed è il nuovo portiere del Parma, ma non il nuovo, attenzione, non titolare, il portiere del Parma, perché poi se la deve giocare, non è che abbiamo detto vieni e tutto, perché insomma non stanno a rinnovare, stanno lavorando, si trovano bene. La seconda cosa che voglio dire è che penso per questa settimana non presentare nessuno. Se l'abbiamo fatto pure oggi è perché c'è il Sant'Arcangelo, che molti si distraggono o ci distraiamo da questa situazione. Io, qualcuno già pensa alla partita dopo, no? Pensiamo a questa, perché è una partita importante. Loro, come tutte le squadre che vengono a Tardini, vogliono fare il risultato. Per cui un punto strappato al Tardini per loro è una vittoria. L'allenatore che andremo a incontrare è un allenatore bravo, tosto, che vuole fare carriera e sta cercando di fare il massimo nella Sant'Arcangiolese, che negli ultimi anni ha sempre dimostrato di poter fare la Lega Pro facendo mille sacrifici, guardando l'Euro, perché io li conosco, sono persone che lavorano, li vedo su tutti i campi, girano, prendono qualche giocatore sconosciuto, stanno lavorando bene, per cui ci tengo tanto a sta partita a non sottovalutare, perché tante volte prevendite per la prossima, pensiamo alla prevendita di questa, pensiamo a questa, sono punti uguali, sono tre punti, e mi preoccupa, a me lo dicono tutti, perché ci aspettano tutti al varco, e adesso dobbiamo ricominciare dopo 20 giorni di stop, e non è mai facile ritornare dopo una sosta così, specialmente dopo aver fatto bene. Io ho concluso. Bene, a disposizione il giocatore per le vostre domande. Prego, Lorenzo Fava. Lorenzo Fava, stadio Tardini.it, sportparma.com. Pierluigi, una domanda per te. Hai girato in questi ultimi anni tanto l'Italia, hai avuto diverse esperienze, Frosinone, Vicenza, Verona, e all'Avellino ti stavi affermando, hai fatto ottime cose, anche da una stagione e mezza da titolare. Che cosa ti ha spinto a scegliere Parma e metterti in gioco praticamente da zero in Lega Pro? No, erano due stagioni e mezza che ero all'Avellino. Sì, dal 2014. Sì, le motivazioni, basta conoscere la storia del Parma per avere motivazioni, perché penso che una società così gloriosa era difficile da rifiutare. Voglio ringraziare il direttore che comunque mi ha cercato e mi ha voluto fortemente, e io ho voluto fortemente venire a Parma. Sicuramente è stata una scelta a livello umano molto difficile, perché ad Avellino ho passato 2 anni e mezzo stupendi, dove mi sono trovato benissimo, ho fatto dei buoni campionati, ho fatto anche dei playoff per andare in Serie A, quindi sicuramente a livello emozionale mi ha dato tanto, però ho ritenuto giusto accettare l'offerta del Parma e rimettermi in gioco in questa piazza, perché c'è un progetto ambizioso e ci sono persone competenti che lavorano qui, che l'hanno sempre dimostrato in questi anni,
e in più c'è una storia dietro, una piazza gloriosa che è giusto che torni nelle categorie che competono, quindi sono scelto questo progetto per cercare di aiutarle a fare questo. Ne approfitto per farti un'altra domanda, la rivolgo anche al direttore Faggià, è più una battuta, però quanto c'è in questa trattativa, quanto è stata importante la tua doppia prestazione dell'anno scorso contro il Trapani, visto che hai parato due rigori, tra l'altro uno anche a Scozzarella, che sarà il tuo prossimo compagno. No, non lo so, perché comunque abbiamo perso tutte e due le partite, quindi... Però hai fatto una bella figura. L'anno scorso erano battibili, quindi... No, a parte gli scherzi, ne ha parlato anche uno Evaldo, no? Se ne parlava l'altro giorno, lo spoglio, però non c'entra, non è una partita, no. Non è una ronda che hai fatto una vera, è un giocatore stimato e si è fatto da solo perché pure un anno era andato ad Aosta a giocare, poi dopo l'Avellino ci aveva creduto in lui, non era semplice portarlo da Aosta, che penso che è l'ultimo sport che si pratichi in regione, portando ad Avellino, una piazza importante, ambiziosa e che hanno tante pretese. Però abbiamo preso il giocatore e l'uomo, soprattutto. Nonostante i due orecchini, un ragazzo per bene, ciao, due figli e tutto. Prima settimana il suo ex direttore sportivo all'Avellino ha detto che trattare un signor portiere qui non è stato facile mandarlo via perché ha fatto due stagioni da titolare. Immagino che anche qui trattare vorrà fare titolare, perché come diceva prima il direttore Vincenzo Gomez lo sta facendo male. Ma io ho accettato a prescindere, non ho fatto discorsi, non ho parlato con la società del mio ruolo. Mi hanno cercato, mi hanno fatto l'offerta e io l'ho accettata perché ritenevo giusto accettare e aiutare il Parma, come ho detto, a migliorarsi e cercare di dare una mano. Poi c'è un mister che fa le scelte e io sono pagato per allenarmi, poi se il mister riterrà opportuno mandarmi in campo lo farò con tutto me stesso, come ho sempre fatto ovunque giocato. Quindi cerco di allenarmi bene e poi spero comunque di poter dimostrare il mio valore, però detto c'è un mister che fa le scelte e le rispetto. Ecco, dopo due giorni così, dopo tre giorni di allenamento, quali sono le sue sensazioni? No, penso che di aver fatto la scelta giusta, di essere arrivato veramente una società organizzatissima e sinceramente non ero abituato a tutti questi comfort, diciamo, perché è veramente tutto curato in ogni minimo dettaglio. Cerchiamo di fare peso e dobbiamo. E quindi penso che qui il giocatore deve cominciare a giocare e non deve pensare ad altro, perché ci sono persone che lavorano per noi che veramente non ci fanno mancare nulla. Questo è quello che potremmo dare in questi due o tre giorni. Per quanto riguarda lo staff tecnico, il direttore l'ho incontrato avversario e l'ho sempre stimato e rispettato perché ho visto insomma come lavorava e come ha lavorato in questi ultimi anni. E poi perché comunque ho anche persone che me l'hanno parlato molto bene. E lo stesso vale per lo staff tecnico, perché avevo dei miei ex compagni ad Avellino che mi hanno parlato benissimo del mister e del suo staff, quindi è stata anche un'altra motivazione per la quale io ho accettato di venire a Parma, perché comunque mi hanno parlato bene di tutti quanti e sicuramente è un buon punto di partenza. Visto che si è, questo è per il direttore, grazie. Visto che si è parlato di Avellino, c'è un giocatore del Parma che sarebbe nelle mine, diciamo così, dell'Avellino. È una trattativa sbagliata quella che dovrebbe portare Vago ad Avellino, oppure no? C'è già qualcosa, non so, se andrà lunedì, martedì. No, sono due trattative diverse, per cui se fosse stata legata i documenti dovrebbero essere alla pari, no? Sono due trattative nate in momenti diversi, una è suonata, non c'entra nulla. Poi quello che succederà dopo domenica vedremo, però tanto adesso i nomi si sparano da tutte le parti, poi vedremo anche quello che vogliamo fare noi. Salvo Giovanni, che è di Parma, volevo chiederle
ha visto Zonas in questi giorni da collega, non tanto da rivale del riposto al titolare? Ma due giorni è difficile poter valutare, insomma, le caratteristiche, le qualità del ragazzo, però da quello che dicono, da quello che sento, ne parlano tutti benissimo, quindi un ragazzo giovane che sicuramente avrà un futuro importante davanti a sé. Quindi io, comunque, avendo un po' più di esperienza, se potessi dargli qualche consiglio o potessi aiutarlo, sicuramente lo farei volentieri, perché comunque sono così, sono una persona che se può cerca sempre di aiutare il compagno, a prescindere dal ruolo o dalla rivalità, insomma, perché comunque è normale che ognuno di noi voglia giocare e ci sarà una sana competizione, però io penso che prima del calciatore, come diceva il direttore, ci siano altri valori che siano più importanti, e quindi cercherò di comportarmi in maniera perfetta e devo sbagliare atteggiamento. Volevo chiedere invece al direttore se adesso è in stand by, che non è visto che tutto viene rimandato idealmente a lunedì, anche adesso si usa offline è solo dall'una alle 7 della mattina, è offline il telefono, poi dopo grazie a Dio squilla sempre, però no, non siamo in stand by, non siamo in offline, niente, siamo sempre vigili, perché le incognite o chi ci vuole fregare sta titolando. Senti, prima hai detto qualcuno carede che parla, c'era la gallina dell'uovo, quanto ti metti in difficoltà nel tuo lavoro? Molto, perché non possiamo spendere, la verità è questa, non possiamo andare a comprare altri cartellini o a fare altre situazioni particolari. È normale che, prendendo dei giocatori di un certo spessore o che hanno fatto determinate categorie, un po' di soldi, il contratto deve essere adeguato, ma non con cifre. E dobbiamo vedere lì pure, c'è lui presente, vedo la voglia del calciatore di venire. Perché se io ti offro uno e l'altra squadra ti offre due, o due e due, devi vedere in che squadra vai, se ti paga puntuale, se c'è questa struttura, se c'è questa organizzazione, dipende, perché poi sì, tutti dicono, e io l'ho sempre detto nelle altre esperienze, tutti mercenari, no, noi lavoriamo, e si cambia, si fa, e quando le cose vanno bene tutti dovremmo stare nello stesso posto, quando le cose vanno male li dobbiamo cacciare e sono mercenari. Se uno se ne va quando le cose vanno bene è sottile la linea, però il giocatore, quando io gli faccio il contratto, lo peso pure a livello umano, perché non è semplice, soprattutto per gente come Frattali, come gli altri che hanno fatto altre categorie e scendono di categoria. È logico, qualche incentivo glielo devi dare, se non è che vengono perché ci chiamiamo, vengono pure per quello, attenzione, non è, però se troviamo il giusto equilibrio, vedo la voglia che c'è di venire, però mi mette in difficoltà questa cosa che tutti pensano che possiamo spendere spalle. Faccio un'ultima domanda, adesso insieme all'Ers, insieme allo staff tecnico, al di là delle uscite di cui si parla ormai da giorni, in entrata, che non ti chiedo i nomi, ma che figure mancano per completare quella che è la vostra idea di rosa del Parco? E ci stiamo pensando, perché però dipende chi arriva, possiamo fare delle scelte, e chi esce possiamo farne altre. Attenzione, non è. E vi dico che per abitudine, per malcostume, per non lo so che cosa, e negli ultimi due giorni, se non fuori, io volevo dire tre, ma già lo sa già, nell'ultimo giorno può succedere di tutto, perché siamo abituati così, negli ultimi minuti, gente che non si sposterebbe mai o che la società non li dà, l'ultimo giorno ha cercato un altro, tutto. Però noi abbiamo già delle idee, però dipende dalle pedine che possiamo prendere per strutturare ancora la squadra in una certa maniera.
mangia di crowdfunding? Prima domanda per Giorgio, diciamo, sono un crowdfunding tipo una fanzine, appunto, prima si è parlato dei rigori, rigori parlato dell'Aco, nelle immagini che si trovano su internet ho visto diverse parate anche su Cagliò, cioè gli attaccanti del Parma te l'hanno giurata già, nel senso che non è anche in allenamento. No, vabbè, comunque sono attaccanti di categorie superiori, quindi li ho affrontati parecchio in questi ultimi anni. Calavia mi ha anche segnato su rigore, però 2 anni fa quando stava a Catania, quindi siamo pari. L'anno scorso contro lo Spezia invece all'andata ho fatto 2 o 3 belle parate, quindi siamo pari. No, a parte gli scherzi, sicuramente preferisco averli da compagni che da avversari, perché sono veramente degli ottimi attaccanti, quindi preferisco vederli segnare agli altri portieri che segnare a me. E poi una domanda per il direttore, ora al di là di chi sarà il titolare o chi no, il Parma si ritrova comunque con 4 portieri, perché sono anche comunque anche Codice e Fal. C'è la possibilità che uno di questi 2 che ho menzionato vadano a giocare? Sì, dopo domenica sì, ci dovrebbe essere qualche novità. Sì. Non lo dico per rispetto, no, perché questi 2 altri ragazzi stanno lavorando sempre, si impegnano. Però ci abbiamo già in mente un'idea che stiamo praticando. La scelta in questo caso sarebbe magari di darli in prestito per comunque vedere cosa fa il ragazzo, oppure... Vediamo. Andrea Valletti, Stade Zardini, una domanda per il direttore. Ha detto prima che pesa prima l'uomo rispetto al calciatore. Questo torna ad andare a penalizzare la magma di un gruppo che fino alla sosta stava andando molto bene. Giusto, perché io l'ho detto e lo penso, insomma, non dobbiamo dimenticarci, l'ho detto l'altro giorno quando abbiamo presentato tutti quanti, perché se stiamo lì, grazie a loro, grazie a un gruppo importante, è normale che un gruppo, non è che gioca a tennis uno contro uno, un gruppo ognuno ha la propria testa, ognuno ragiona, per cui cerchiamo di sbagliare meno, non è semplice, a gennaio non è mai semplice fare il mercato, perché è una cosa che una squadra si deve salvare, è una cosa che la squadra ambisce a stare nel gruppo di testa. A volte metti le mani e sbagli. Spero che non sia questo il caso. Altre domande? Poi un micro. Volevo concludere separato, tanto non so quanto potrà dirci, però di Donnarumma e Scaglia sono i 2 nomi di cui si parla di più nelle ultime ore. Per quello che può rivelare dentro la descrizione. No. Scaglia, vediamo, ci stiamo lavorando, non è semplice. Adesso la società della Dina è cambiata da ieri, c'è un altro direttore, però avevo già intavolato una trattativa con il ragazzo, con il suo agente, però vediamo un attimo, ci stanno parlando, perché sapevo che dovevo aspettare fino a ieri per con chi parlare. Su Donnarumma è quasi impossibile, perché come ho detto prima non possiamo competere con delle cifre che andremo a poi a diventare davvero una cosa che non è più una Lega Pro, però mai dire mai, io non mi arrendo, però è un giocatore importante che io avrei portato in Serie A, perché è un giocatore importante, però dobbiamo stare attenti pure ai soldi da spendere, non da buttare, perché il giocatore, come ho detto, è ambito da tutti in categorie superiori, però mi sembra un po' difficile. Cioè me lo sogno la notte, però non è difficile. E che altre domande per il direttore, per il direttore? Grazie a tutti. Facciamo. Grazie.